Cinema per archi racchiude i due aspetti compositivi di Rota, Morricone e Piovani, la musica da film e la musica, diciamo, sinfonica. Aver avuto la possibilità di eseguire brani in prima registrazione mondiale e dedicati a me personalmente, a me e agli archi di Santa Cecilia, è per me ovviamente un onore, un orgoglio e devo tanto a Nicola Piovani e a Ennio Morricone per avermi regalato queste pagine di musica. Sono onorato di aver potuto, insieme ai miei colleghi degli Archi di Santa Cecilia e al mio violoncello, esprimere la loro musica attraverso il nostro talento. La musica del cinema è, secondo me, un ritorno, ma il cinema in generale, è un ritorno all'ideale di Wagner di racchiudere in un'opera tutte le arti. Si deve poter ascoltare la musica del cinema fuori del film, perché si capisce così se il compositore ha avuto la coerenza di raccontare bene il film, ma soprattutto di raccontare bene se stesso. Io penso che questo CD sia abbastanza particolare, unico nel genere. Io, quando ho sentito che volevano pubblicare un disco di musica per archi di Rota, di Morricone e mio, mi sono anche un pochino incuriosito. Diciamo che è un disco inedito nel panorama musicale. Se uno ama questo tipo di musica, o lo trova in questo CD o non lo trova. Io comprerei questo disco perché c'è il cuore che i compositori hanno messo nella musica, brani per i quali sono stati legati per sempre, ma che nessuno aveva messo su un CD. È evidente che nell'etichetta arcana che compie questo gesto io ci leggo anche una quota di eroismo nel andare a cercare nelle pubblicazioni qualche cosa che non è nei grandi numeri, qualche cosa che non è nella corrente principale, sia della musica pop, sia della musica classica, dei titoloni classici, sia della contemporaneità, perché anche all'interno della musica contemporanea questi brani, diversi fra loro peraltro, hanno un carattere abbastanza inedito.